Ciao a tutti e ciao a tutte, sono Melanie Francesca, scrittrice, e nel libro Maestro affronto temi densi come tecnologia e spiritualità accanto all'uso di una Dubai irriverente, strepitosa, la giostra di una vita a 5 stelle, yacht, aerei privati, mamme fashion che sfilano nei corridoi di scuole esclusive, shopping mall. Un mondo però dove Anna non si riconosce ed intraprende la sua crociata femminista in una società dove sotto l'apparente giostra lasvegasiana si nasconde ancora l'anima del deserto, ma dove nota pure le pecche di un Occidente che, visto dal Medio Oriente, sembra meno perfetto di quello che lei pensava, soprattutto quando le amiche musulmane ribadiscono di avere dei valori, mentre noi, al contrario, i valori li abbiamo distrutti abbattendo ogni limite. Nel marzo del 2020 Anna raggiunge il marito ad Abu Dhabi con i suoi figli e nei 3 mesi di isolamento il mondo si trasforma mondialmente. Nonostante le isole e il sole, Anna fiuta il pericolo. Avverte come la digitalizzazione che sta imponendosi tra dad e lavoro in remoto stia proiettando tutti nel web, nella quarta rivoluzione industriale. Il libro è infatti delle proiezioni del 2080, dove Anna si trova vecchissima, in un mondo distopico, a contemplare generazioni che preferiscono dormire in culle digitali come in un gigantesco videogame. Ma alla iperdigitalizzazione c'è una soluzione: il maestro, un uomo carismatico che cattura la protagonista in una stazione ferroviaria, fermandola per strada con un biglietto dove sta scritto: "Io sono la porta". La giovane, vestita di borchi e ribellione, lo segue nella periferia di Parigi, dove vive in una comunità. Lì si insegna a tornare alla ragione del corpo, quando l'istinto è assopito e rischiamo di addormentarci nell'abitudine, facendoci scappare di mano la vita. Il maestro fa fare ai suoi ragazzi gli esercizi per recuperare doti quali la scaltrezza, la veggenza, l'autosservazione, il controllo di sé e dei propri pensieri. Noi non siamo i nostri pensieri, non siamo i nostri drammi. Tra quello che sembra capitarci, tra emozioni e sentimenti, c'è questo spazio senza tempo che il maestro chiama dell'osservatore. Osservando te stesso come in un film, ti distacchi dalla dimensione del dramma e abbracci la pace. Diventi la presenza. Attraverso la presenza scopri anche le tue ferite, quei traumi talmente sprofondati nell'inconscio da non essere più visibili. Sono loro che causano gli schemi ripetitivi e fallimentari della tua vita, come l'incontrare sempre lo stesso tipo di persona abusiva o traditrice. Nel momento che smetti di dare la colpa all'altro, additandolo come cattivo, ma punti il dito su te stesso, scopri che non è l'altro il problema, ma sei tu. Questo libro è un manuale di sopravvivenza in un mondo che ci sembra ostile e caotico, ma che invece può ubbidirti. E quando ti ubbidisce, sei diventato a tua volta un maestro.